Mister, ultima amichevole prima del primo impegno ufficiale della stagione. Quale responso può dare? Ma il responso oggi era difficile giocare una buona partita perché le condizioni climatiche erano veramente proibitive, insomma, sommando ovviamente anche quello che è il lavoro, quindi era veramente tanto, troppo caldo, insomma, per poter sperare di vedere chissà cosa. Però insomma, al primo tempo abbiamo faticato un pochino più, ma non tanto per le marcature, ma giocavamo ovviamente, insomma, è caso di dire, sotto ritmo. Secondo tempo qualche accelerazione in più, complici sicuramente anche gli avversari che erano oggettivamente più stanchi, e al di là insomma del risultato, che se me lo chiedete neanche so come è finita, però ecco, è una tappa d'avvicinamento a quella che è comunque una partita che avrà dei contenuti assolutamente diversi. Ci sono stati anche degli esperimenti in vista della partita col Como e in virtù delle diverse assenze per infortunio che ci sono state e anche di squalifiche. È normale che in una preparazione ci sia un'infiammazione, questo è il caso di Dai. È anche purtroppo normale l'infortunio di Paiarulo, che non è dovuto a sovraccarico, ma è un trauma, perché ha avuto una piccola lesione muscolare, ripeto, piccola lesione muscolare, per una ginocchiata ricevuta nella prima partita che abbiamo disputato qui, quindi ci sta, anzi è andata anche troppo bene. Problema un pochino più grave è quello di Nadalovic, perché ha avuto uno stiramento di secondo grado, insomma. Però ecco, voglio dire, al di là di questa situazione, poi purtroppo, come spesso succede, complici anche quelle che saranno le squalifiche di Scognamiglio e Accardi, va a toccare quasi completamente un reparto, insomma, che è quello difensivo. E quindi ecco, certi esperimenti mi sembravano anche logici in virtù proprio di tutte queste assenze, alcune sicure, gli squalificati, altri ancora da valutare. Adesso ultimi due allenamenti qui a Norcia e poi si torna a Trapani, c'è grande entusiasmo, i tifosi aspettano la squadra per festeggiare insieme questo ritorno della squadra. E io aspetto loro, nel senso che anch'io ho veramente non piacere, ma proprio desiderio di tornare prima possibile a Trapani, perché anche noi vogliamo nutrirsi di quello che è il loro affetto, quello che c'è sempre stato, almeno nei mesi in cui ci sono stato io, e so che c'è parecchia attesa nei confronti di questa squadra, e quindi il loro desiderio è assolutamente il mio. Anch'io voglio tuffarmi un pochino in quello che è il loro entusiasmo, io come lo staff, come tutta la squadra, insomma, quindi non vediamo l'ora di, ecco, non di festeggiare perché ancora non è il momento, però di incontrarci e di proporci già nell'allenamento di sabato, insomma, quindi sarà a porte aperte proprio per questo, perché è giusto che i tifosi conoscano la squadra prima possibile, quindi la salutano, è giusto che la squadra ricambi questo affetto già prima di iniziare.